Beh, cosa ci siamo detti sicuramente sono cose nostre. Niente, abbiamo parlato un po' col mister di quello che è la situazione, il mister insieme al nuovo staff si è presentato, perché ancora magari non lo conoscesse, abbiamo parlato un po' di quello che è, no? Della voglia che abbiamo di comunque di riscattare la prestazione di domenica, e poi tante altre cose magari anche un po' più tecniche. Per quanto riguarda il presidente, ci ha sicuramente cercato di confortarci per quello che sarà la partita di domenica, e niente, non so come, penso l'ha detto pure a voi, che ci ha regalato un foulard a testa con nome e cognome, risultato, anche se ho dei dubbi che qualcuno lo userà quel falso lettera. Penso che come ce lo dà così lo eliminiamo. Però a parte gli scherzi, dobbiamo comunque, al di là di tutta quella che è la situazione adesso, dobbiamo reagire, perché siamo nelle condizioni di farlo. Ci racconti, ecco, chi è Sergio Poli, magari qualche aspetto che non conosciamo dal punto di vista tecnico, della gestione del gruppo? Il mister io lo conosco da tanto tempo, che è stato il mio primo allenatore in Serie A, quindi posso dire che è una persona onesta, è una persona che quando deve dire una cosa e ha dei problemi con qualcuno li affronta e lo fa subito, e quindi senza giri di parole. Questo penso sia importante, no? Per un allenatore e per un calciatore. È una persona che quando si sente il gruppo suo fa parte al 100% del gruppo, è uno che si affeziona tanto, è uno che ci tiene tanto al lavoro, e quindi è una persona che sicuramente ci potrà dare una mano in questo momento a fare bene. Prego. Con la squadra ha avuto un crollo psicologico nelle ultime 6 giornate, anche tu insomma sei stato testimone di questo, hai il tempo per rialzarsi, per rilanciarsi in questi pochi giorni, in cui c'è una partita molto difficile in un campo, insomma, in questo momento quasi proibitivo. Sì, la partita è difficilissima, no? Viene dopo una sconfitta, se vogliamo, umiliante come quella di domenica, e abbiamo anche poco tempo, però siamo qua in ritiro per prepararla nel migliore dei modi, no? Per cercare di dimostrare, cercare di fare bene come abbiamo sempre fatto. E dobbiamo, come ho detto già domenica scorsa, cercare di cancellare tutto quello che è stato in queste 3-4 partite e cercare di ritornare ad essere il Palermo di una volta, quello che giocava a calcio, quello che si divertiva nel giocare e quello che cercava di imporre il proprio gioco. E dobbiamo avere comunque la forza di ritornare a farlo, o perlomeno cercare in questo momento, se non è possibile, perché capisco che non può venire tutto una volta, cercare perlomeno di mettere quella determinazione, quella cattiveria che c'è sempre contraddistinto, no? Quando è previsto il tuo rientro? Io il mio rientro comunque era previsto col Milan in casa, nel senso, quando sono andato a fare la prima visita da Benasso, mi è stato dato un tempo di un mese per cercare di recuperare, no, il tendine, questa lesione che ho al 100%. Solo che con la cura che sto facendo sta andando molto bene, mi sento già abbastanza bene, e quindi abbiamo fatto un tipo di programma diverso, nel senso che io venerdì, sabato e domenica mi allenerò a Palermo, e poi e poi da martedì comincerò ad entrare pian piano con la squadra ed essere a disposizione per la partita di Genova. Quindi cercare di recuperare perlomeno una settimana, perché credetemi, in questo momento di difficoltà il capitano non può fare niente, non è bello da parte mia. E quindi
e quindi dovrò cercare perlomeno di essere a disposizione insieme ai miei compagni e soffrire tutti insieme. Ma a Perugia era il mio primo anno di Serie A e ho vissuto tantissimi bei momenti. Il fatto di arrivare in semifinale di Coppa Italia e battere squadre importanti, il fatto di aver vinto anche quell'anno col Milan facendo gol, con l'Inter, abbiamo vinto con la Juve, quindi ci siamo tolti comunque delle belle soddisfazioni. Quindi ricordo veramente quell'anno, è stato l'anno che poi mi ha dato la nazionale, è stata la mia convocazione in nazionale con Trapattoni, quindi diciamo che quell'anno me lo ricordo tutto, perché è stato un bellissimo anno. E poi sentite, è pronta la squadra per riadattarsi, ammesso che poi si giocherà con 3-5-2 a questa nuova formula tattica? Sì, cambieremo penso modulo, però noi abbiamo anche le caratteristiche, no, per poter far questo, perché comunque se non penso che il mister cambi il modulo o faccia qualcosa che vada contrario alla squadra. Abbiamo le caratteristiche per poter giocare così come avevamo le caratteristiche per giocare come giocavamo prima, nel senso che abbiamo dei giocatori che hanno diverse qualità e quindi sicuramente lo possiamo fare. E poi al di là del modulo, come ho detto prima, ci sarà sicuramente da cambiare un po' l'atteggiamento, la determinazione, la concentrazione, cosa che magari domenica scorsa non c'è stata. E penso che basti quello, cioè entrare in campo un po' più, no? Un po' più nervosi come lo siamo, perché è giusto adesso che il ritiro si faccia un po', no? Non bisogna buttarsi tutto il mondo in modo addosso, bisogna ritornare a ridere, bisogna ritornare a scherzare, bisogna ritornare comunque a divertirsi anche facendo allenamento, però dall'altra parte ci deve essere sempre la cattiveria per quello che è successo domenica e quindi sicuramente faremo una bella partita, questo ne sono sicuro. Fani. Buongiorno. Le volevo chiedere intanto